Ti diamo un premio in quanto campagna. Anche in quanto sambo, dai. In un'intervista, appunto, che mi hai rilasciato, che ho, ti ho letto, dopo un quadro, come dire, potremmo dire realisticamente un po' fosco del clima culturale, civile in generale, si dice, nel mio opera però io parlo e parlerò sempre di speranza. Oggi, secondo lei, chi rappresenta, chi esprime meglio la speranza e in che cosa in Italia? Non so. Io credo, quello che ho cercato di dire, la speranza non è solo un mezzo, è anche un fine, o comunque sia è un'attitudine di vita. Soprattutto, non è una merce. Quindi, è semplice dire chi non mi dà speranza e chi prova a venderla. Non esistono persone che possono prendersi questa debita. Ed è evidente che l'autorità morale di chi parla di queste cose non lascia un segno sufficiente, perché evidentemente c'è una scorza abbastanza refrattaria a questa attitudine, a questa finalità. E io penso che ognuno di noi dentro di sé, davanti all'elezione di Obama, indipendentemente da quanto Obama ha fatto, non è un giudizio sull'uomo, però è sui suoi elettori, su quello che essi hanno fatto 2 anni fa. Lui è stato eletto 1 anno fa, e quindi quelle persone che 2 anni fa si sono cominciate a immaginare che questa cosa fosse possibile, visto da noi, era un gesto infantile. Comunque un gesto ingenuo, come spesso fanno gli americani. A noi appaiono così, molto meglio. Non siamo in grado di immaginarci un Obama del 90. Io, scherzando, dicevo, da dove dovrebbe saltare fuori? Se solo mi salta fuori un Obama con un accento leggermente calabrese, è chiaro che non è credibile. E allo stesso modo, qualche cosa della sua alterità, se fosse altoatesino, per esempio. E quindi io credo che un Obama nostrano, veneto, suonerebbe nello stesso modo Foresto Pagliaro, perché ovviamente ognuno di noi è molto vaccinato, attrezzato, sembriamo fortezze ben attrezzate a navigare, o barche, non so come, prendete la metafora che volete, perché io non sono bravo. Però queste scorze sono dei cerchi di inviolabilità che non tengono mai 2 persone. Siamo incapaci di speranze condivisibili. Cioè, ognuno di noi è pieno di speranze per sé. Ma qualcosa che vada un po' di là è un po' più duro. Allora, io credo che l'attitudine va riconquistata mettendo un po' di fiducia in quello che si fa, nella capacità non di fare solo qualcosa per te, no? Ci sono delle speranze che possono essere complementari, voglio dire, uno può lavorare per una generazione dopo di sé, quindi per i figli, un altro può lavorare per evitare che peggiori ancora il paesaggio in cui vive, ci sono una serie di cose complementari, però io non vorrei fare pubblicità a Progresso, perché mi sembra che devo stare al mio posto. Io sono un attore. Quindi, quando ho fatto quel ragionamento sulla speranza, io credo che né il Presidente della Repubblica, né il Papa la può ridare a questa gente, perché e quindi non lo può fare la politica da sola, e non lo può fare il mercato o l'economia da sola. Cioè, la speranza è una cosa che uno costruisce su base culturale. Quindi c'entra l'istruzione, c'entra qualcosa che sta oltre le famiglie. Io non ho fiducia nelle famiglie. Per me le famiglie sono prigioni in cui non si trasmettono aperture, ma si
si mantengono strutture già solide, sono importanti, però occorre immaginare qualcos'altro. Il nostro è un paese che non ha carenze di tipo strutturale sulle famiglie, ma ne ha su tutto il resto. Cioè, quello che c'è fuori dalla famiglia va reinventato. La chiamo società, la chiamatela come volete, però in qualche modo è una sfida allegra. Adesso sto ragionando in maniera molto seria, ma quello che propongo sono delle sfide allegre, non delle sfide drammatiche. Cioè, non c'è un altro modo di ricostruire una cultura se non quello di farne sentire la seduzione, cioè la forza. Il discorso è complicato, però sostanzialmente la speranza è una cosa che uno deve farsi da solo, e siccome noi siamo abituati sempre di più ad avere un'alternativa comoda, che è comprare, mentre io sono convinto che ognuno di noi sa qual è il fascino di una cosa fatta con le proprie mani, ci sono tutta una serie di scarti che vanno reimmaginati. Gente come me può fare semplicemente, che cosa può fare? Può parlare di queste cose, parlare del lavoro, parlare di sporcarsi le mani, parlare della... ma non in maniera retorica. Cioè, io non sto lavorando per gli uffici di collocamento, sto lavorando per far immaginare qualcos'altro. Cioè, devo provare a non farmi trascinare in una corrente, ma appunto approfittare della posizione che ho, che è una posizione di privilegio assoluto, per provare a buttare lì, sapendo anche dove fermarmi.